La figura del Cristo Redentore che con la sua morte e resurrezione ha salvato l'umanità dal peccato originale, la virtù cristiana della speranza, la natura che si rigenera dopo le devastazioni provocate dagli incendi, con riferimento a quello di 48 anni fa che devastò l'Orto Bene o ai recenti che hanno distrutto il territorio della Sardegna, e poi le parole di saluto per il suo successore che arriverà a Nuoro il 15 settembre, Monsignor Antonello Mura, e la richiesta della protezione del Redentore sulla diocesi e sulla città. Sono stati questi alcuni temi affrontati dal Vescovo di Nuoro, Monsignor Marcia, nella sua omelia oggi sul Monte Ortobene, nella celebrazione della Santa Messa in onore del Redentore, una liturgia a cui hanno assistito tanti nuoresi ascesi all'Ortobene fin dall'alba con un pellegrinaggio che li ha portati in processione in vetta al monte che dal 1901 ospita la statua del Cristo. Una messa concelebrata da Monsignor Marcia con i sacerdoti della diocesi a sottolineare la valenza della festa del Redentore che non è solo dei nuoresi ma di tutti i sardi. Nel parco dell'Ortobene che ha ospitato la cerimonia sono intervenute le autorità civili e militari della città e della provincia con in testa il sindaco Andrea Sud e il prefetto Annaida Abruzzese e poi tanti fedeli provenienti da tutta l'isola che hanno voluto sciogliere un voto oppure chiedere una grazia al Cristo Redentore. Una liturgia impreziosita dai canti in sardo dei cori Amici del Folklore e Nugo Ramada, poi l'omelia di Monsignor Marcia alla sua ultima celebrazione del Redentore nelle vesti di pastore della chiesa nuorese, alla Santa Messa seguita la processione votiva con la statua a linea del Cristo portata in spalla da uomini in costume tradizionale e il corteo religioso che ha visto la partecipazione di coppie in costume tradizionale. Un momento di grande devozione che ha chiuso i festeggiamenti religiosi in onore del Cristo Redentore, una liturgia che per i nuoresi e la città rappresenta da 119 anni un appuntamento immancabile che ha fatto sviluppare la comunità non solo sotto il profilo religioso ma anche sociale e civile, dandogli la spinta per crescere e svilupparsi.